Però figo, bello, per certi frangenti no sense. I The Game Awards sono proprio no sense. Devono ristrutturare proprio tutte le categorie. Ma anche perché poi The Rob stanno, porca troia, ma ne è uscita, Dio Cristo. Spiego, ma anche già la cazzata del fare il mischiaticcio tra giochi di guida e giochi sportivi. Ma no, cazzo. Tu non hai troppi giochi. Cioè, tipo, che ne so, stanno dei giochi di guida, ne sono usciti tre. E ne metti tre. Non ci infilare roba a cazzo in mezzo. E soprattutto, differenziatele un po' di più. Non sto a chiedere che dovete fare il premio fisico per ogni cosetta, no? Divideteli in tier. Fate il Game of the Year, ovviamente, quello più grande col premio più grande. Fate un secondo livello di premi con le cose quelle un po' più spinte a livello proprio di sviluppo videoludico. Miglior, che cazzo ne so, tipo miglior gameplay, e miglior proprio lato tecnico del gioco e migliori host. Poi, che ne so, fai un livello ancora più basso, vai sotto il punto di vista prettamente artistico, vai a vari step, vai magari primo Game of the Year, livello tecnico, livello artistico, poi ci metti sotto appunto un best voice actor e poi gli altri farli soltanto, cioè non devi dargli la statuetta di merda, dagli il premio, dici ok l'avete vinto e basta, perché purtroppo se no vengono fuori quelle situazioni come in Baldur's Gate 3, miglior multiplayer. No, ripeto, io mi tatuerei Karlach tipo Cristo sulla schiena, che sta incrociata lì fortissimo con tutti i muscoli. Lo adoro Baldur's Gate, ma premiarlo come best multiplayer non c'ha senso, perché non è quello il suo core. Tu nel best multiplayer ci devi mettere giochi che sono prettamente multigiocatore, che il loro core si sviluppa all'interno attorno al concetto di multigiocatore, come Little Company. Little Company sta categoria la stompava malissimo, perché è un gioco che va giocato in cooperativa, che c'ha l'audio fighissimo. Io di recente ho giocato anche il nuovo update dove ci sta la maschera della follia e io ero rimasto, da un aneddoto, ero rimasto da solo per i corridoi. A un certo punto vedo passare a fianco un compagno mio, gli faccio hai trovato qualcosa? Lui non mi risponde, mi passa a fianco, io ho fatto cazzo. Ma vicino sto stronzo c'aveva la maschera in faccia e era stato mangiato da un mostro e mi stava cominciando ad inseguire. Secondo me ci vorrebbe un attimo un po' più de occhio attento a fare ste cazzo di categorie. Non deve essere così banalizzata la cosa. E io spero che piano piano, con gli anni che andranno a venire, con anche magari gli sviluppatori che se vanno a ritirare, spero che sotto il punto di vista della critica vada a migliorare sta cosa. Cioè, mi aspetto un giorno magari un Kojima, un Miyazaki, vari sviluppatori anche della Bethesda, che sono quelli del Bioshock, quelli della Larian, che appunto perché hanno lavorato in quell'ambiente si mettono e sanno come giudicare sotto il punto di vista proprio oggettivo un videogame sotto determinati punti. Perché Baldur's Gate 3 miglior multiplayer io non me la prendo con quelli della Larian, perché a Larian, ripeto, gli stanno a tirare i trofei in bocca. Cioè, quella non è che può dire no guarda il trofeo non lo voglio, il premio non lo voglio, so pigliano e basta. Io la me lamento con le persone che dietro hanno votato affinché Baldur's Gate 3 abbia vinto il premio come miglior multiplayer. Cioè, quella è la cosa sbagliata. Poi ovviamente non è che non vince un premio vuol dire che gioca una merda, perché abbiamo detto per tutto. Però, Dio Cristo, le persone devono anche un attimo cominciare un po' a vivere fuori dalla disillusione. Perché io ripeto, ho visto non so quante clip, perché finché è il ragazzino, la persona del cazzo che va a scrivere sotto a un TikTok, gioco da telefono e compagnia, non c'ha un'importanza per me, perché quella è semplicemente non sai un cazzo. Ho sentito anche molte persone che per controbattere a questa cosa hanno detto: ma io sono semplicemente un casual gamer, quindi io non voglio il gioco che mi dura 400 ore tipo Baldur's Gate, ma preferisco un gioco rapido, immediato, che ci spendo un tot e mi dura un tot e via, come Spider-Man. Ok, ma allora se sei un casual gamer tu non devi mettere bocca in quella roba. È sempre brutto a dirlo o a sentirlo dire, però non devi metterci bocca, perché appunto se tu ti autodefinisci un casual gamer è come di che io sono una persona che va a vedere una volta ogni tanto un film al cinema, vado a commentare gli Oscar. Non c'ha senso, non è il mio ambiente quello. Quello lì non è il mio cazzo di ambiente. E il fatto che tu metti bocca e pensi di aver ragione all'interno di un contesto come quello dei GOTY, dei Game of the Year, dove non vai banalmente, fortunatamente, a premiare semplicemente il gioco che piace di più, c'è un errore di fondo. Cioè, capisci che io magari non lo dico per insultarti, però stai a fare proprio un ragionamento sbagliato, no? Non va bene. Finché sei una persona del genere, ok, ma io ho visto anche
anche streamer, persone in questo ambiente influenti. Che cos'è Baldur's Gate? Ma tu stai a vedere i goti? Sei stato sotto a un sasso? Tu sei stato sotto a un sasso negli ultimi mesi. Perché la saccenza con cui tu mi dici che cos'è Baldur's Gate, tu quel cazzo di evento non devi vederlo. Io qualsiasi cosa esce da quella fogna non la calcolo. Cioè è proprio disonestà intellettuale o sei un rincoglionito. Io in questa live sono stato molto brutale, sono stato molto violento per delle cose, perché io sono dell'idea, io sono apertissimo al dialogo, al far capire, al discutere, anche su opinioni contrastanti. Sempre, ma avete visto. Ma quando si arriva a un certo punto dove si comincia a dire Baldur's Gate, gioco per telefono, Baldur's Gate, la grafica da PlayStation 2, Baldur's Gate, chi lo conosce, lì mi incazzo. Non perché, ripeto, perché è Baldur's Gate, perché poteva essere anche Hello Kitty che va a consegnare pizze. Però la cosa che mi dà più fastidio è la saccenza di certe persone nel dare per scontato che la propria esperienza, che la propria conoscenza, che le proprie cose che gli piacciono sono delle fottute regole auree per il mondo. Il fatto che tu non conosca qualcosa non significa che quel qualcosa sia una merda. Il fatto che tu non giochi a qualcosa non significa che quel gioco sta morendo. Il fatto che abbia vinto qualcosa rispetto a qualcos'altro non vuol dire che quel qualcos'altro sia merda. Perché seppure non ci fosse stato Baldur's Gate 3, non l'aveva vinto Spider-Man, l'aveva vinto Zelda. Non ci fosse stato Zelda, l'aveva vinto Alan Wake. Non ci fosse stato Alan Wake, l'avrebbe vinto Resident Evil 4. Forse poi tu. Per quanto pure su Resident Evil 4 Remake ci sarebbe da fare un mega discorso, perché c'è stata gente che dice no, il remake non merita un posto al GOTY. È proprio la saccenza di una persona che ti dice io ho ragione perché sì. Forse che tu mi dici tra il doppiatore di Neil e il doppiatore di Spider-Man, non mi viene come si chiama, io avrei preferito vincesse quest'altro perché in quella scena sentivo un po' più di amore, un po' più di carattere, di personalità e posso pure entrare. Però quando tu mi arrivi con ho ragione perché ho ragione, tu sei una merda e io c'ho ragione, è che io te mando a fanculo, basta, che devo fare là? Cosa devo stare a dialogare? Perché poi ripeto, io ho sentito, come ho detto prima, tantissime persone che dicono ma io sono un casual semplice, quindi preferisco che vince uno Spider-Man 2. Ma se sei un casual gamer semplice, tu in sti discorsi non te ce devi neanche infilare, perché a te non te ne frega un cazzo se sei un casual. Tu sei un casual gamer, a te che vince Resident Evil 4 o che vince Spider-Man 2 non te ne batte sciolo, Dio Cristo, non te ne batte niente, perché non te ne frega un cazzo. Tu basta che c'hai una cosa da giocare. È come di che la persona che sta tutti i giorni a mangiare kebab, che ne so, va a mangiare da cracco, ma ovvio che lui dice oh, io sono abituato a mangiarmi a 10 euro un kebab, e così che le patatine, a bibite, i falafel, mo c'è sta roba. Non è il tuo ambiente, non è una cosa su cui tu devi mettere bocca. Dobbiamo cominciare un attimo a sdoganare sta cosa che tutti possono fa tutto, possono commentare tutto, possono di tutto, sono adatti a tutto, possono fa tutto. No, semplicemente dico Cristo, no, non è il tuo ambiente, basta.